Salve a tutti, ci troviamo oggi nella pieve di Santa Maria in Doblazio, una chiesa risalente per la prima volta al 700 circa, ma che ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso del tempo. Possiamo qui vedere la struttura principale, in stile principalmente romanico, con l'eccezione degli altari che sono in stile barocco. La chiesa, pur essendo molto piccola, è un'unica navata, o la unica infatti, presenta una peculiarità del tutto unica nel suo genere e veramente rara da trovare in altri casi, ossia la presenza di due altari maggiori. È inoltre importante ricordare anche la presenza di numerosi altari secondari minori laterali. Come si può vedere vi sono due altari maggiori e infatti l'altare di sinistra e l'altare maggiore era l'antico altare maggiore ed è dedicato al Santissimo Sacramento e dedicato all'Assunta, mentre invece il più importante, che è quello di destra, è l'attuale altare maggiore ed è un altare molto imponente con delle strutture, delle colonne di tipo barocco ed è dedicato anch'esso alla Madonna e alla Vergine Assunta. Entrambi questi altari sono dell'inizio del XVI secolo e arrivano a metà del XIX secolo. Sono inoltre presenti anche degli altari, in particolare quello della raffigurante la morte di San Giuseppe, San Giovanni Decollato, la raffigurazione di una Madonna nera, una rappresentazione di Santa Lucia e Santa Apollonia, una statua di San Rocco e la Madonna del Carmine. Importante è questo lavamani, risalente al 1300, e fu una donazione del conte di Savoia Amedeo I, anche nominato il Conte Rosso, come segno di ringraziamento per il passaggio del feudo di Ponte Canavese sotto appunto il dominio sabaudo. Come si può vedere, appunto, vediamo un libro di cantiche gregoriane che risale al 500 e che è appunto qui rappresentato. Nel coro sono inoltre presenti numerosi effigi e quadri ex voto, come si può vedere alle pareti, e questo appunto coro risalente al 1800 come dono della confraternita di San Giovanni Decollato. I racconti dicono appunto che sia stata probabilmente una mula a scegliere il luogo in cui venne costruito questo edificio. Infatti i De Doblazio, che erano i personaggi influenti di questi territori, avevano una piccola cappella nel paese sottostante, che venne però distrutta da un'alluvione, e appunto tentarono di ricostruire questa cappella, ma ogni giorno loro la ricostruivano e di notte veniva appunto abbattuta. Allora decisero appunto di chiedere aiuto a una sorta di santa, ovvero una maga, che gli disse appunto di lasciare una mula bianca mettendole sopra appunto le cose che servivano per ricostruire la chiesa, e dove lei si sarebbe fermata sarebbe stato il luogo in cui costruire la chiesa. E da così appunto si dice che la mula si sia fermata in questo territorio e da qui costruirono appunto l'edificio. E qui presente inoltre l'ossario. L'ossario è stato utilizzato fino agli inizi del secolo scorso, sin dall'anno 1000. È molto importante per la storia della chiesa, anche grazie alla cooperazione della confraternita di San Giovanni Decollato, che garantì la sepoltura a molti di coloro che non potevano permettersi una degna cerimonia.